Le 8.27, buongiorno, ben ritrovati negli studi del TG 2000 per un nuovo appuntamento con l'informazione flash. Per la prima volta dal ritiro dalla corsa alle presidenziali, Joe Biden ha parlato alla nazione. L'inquilino della Casa Bianca ha detto che la sua scelta è stata fatta nel nome della difesa della democrazia. Ho deciso di passare la torcia a una nuova generazione. L'America deve scegliere tra speranza e odio, ha aggiunto. E sempre negli Stati Uniti, davanti al Congresso, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tenuto un discorso storico in un momento di tensione fra il suo paese e l'America. Quello che sta accadendo a Gaza non è uno scontro di civiltà, ma tra barbarie e civilizzazione. Per far trionfare le forze della civiltà, ha proseguito Netanyahu, USA e Israele devono stare insieme. Assente Kamala Harris. Critiche nell'aula e manifestazioni fuori dal Congresso. E oggi Netanyahu vedrà il presidente Biden per parlare dell'accordo per il cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi a Gaza, che è, secondo un alto dirigente dell'amministrazione americana, nella fase di chiusura. Intanto, nelle ultime ore, l'esercito israeliano ha recuperato nella striscia i cadaveri di 5 degli ostaggi rapiti il 7 ottobre. In Cina, Guangzhou, il ministro degli esteri ucraino Kuleba ha incontrato il suo omologo Wang. Il rappresentante cinese ha fatto sapere di sostenere tutti gli sforzi che contribuiscono alla pace, anche se le condizioni e i tempi non sono ancora maturi. Eversivo ogni atto contro l'informazione, sono le parole del capo dello Stato Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio. Il presidente ha fatto riferimento alle violenze di Torino, dove un giovane giornalista è stato pestato da un gruppo di neofascisti. Il giornalismo è documentare senza sconti, ha aggiunto, precisando che ogni atto rivolto contro la libera informazione è contro la Repubblica. Tensioni in Parlamento sul decreto carceri. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Giustizia del Senato, che sta esaminando il testo della legge. Protestano contro il governo che, dicono le opposizioni, non solo ha presentato altri 14 emendamenti senza darci il tempo di esaminarli, ma anche perché ha dato parere negativo a ogni proposta di modifica. Intanto la situazione nelle carceri italiane è sempre più drammatica. E alla Camera è arrivato l'ok definitivo al decreto liste d'attesa. Nasce così una piattaforma nazionale che dovrebbe consentire di monitorare i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie. È quasi certamente doloso l'incendio che si è sviluppato a Baia San Felice, nel Gargano. Circa 1000 turisti sono stati costretti a lasciare il villaggio dove stavano trascorrendo le vacanze. La procura di Foggia ha aperto un'inchiesta, fiamme anche in Sardegna e nel Lazio. È salito a 3 il numero dei morti del cedimento del ballatoio della Vela Celeste di Scampia a Napoli. Ieri in ospedale è deceduta una donna di 53 anni, madre e zia delle altre due vittime e nonna di 4 dei 7 bambini feriti. Un documento del 2016 avvertiva dei rischi strutturali dell'edificio. Durante l'incontro dei ministri delle finanze del G20 a Rio de Janeiro, il presidente del Brasile Lula ha lanciato l'iniziativa dell'Alleanza Globale contro la fame e la povertà. L'alleanza sarà gestita da un segretariato con sede nella FAO di Roma e a Brasilia. Si allontana l'obiettivo di debellare la fame nel mondo, oltre 700 milioni le persone senza cibo. E sono quasi 50 milioni le persone vittime nel mondo di varie forme di schiavitù. Oltre 12 milioni sono minorenni, lo dice il rapporto Piccoli schiavi invisibili di Save the Children, elaborato in occasione della giornata internazionale contro la tratta degli esseri umani. Tutto pronto per le elezioni presidenziali in Venezuela, in programma domenica, ma il clima nel paese è particolarmente teso. Maduro è in pista per il suo terzo mandato, mentre il principale sfidante è l'ex ambasciatore liberal-democratico Urrutia. Il paese intanto vive le conseguenze drammatiche di una pesantissima crisi economica.
Una petroliera battente bandiera filippina che trasportava 1,4 milioni di litri di olio combustibile industriale si è capovolta ed è affondata nelle acque al largo di Manila. Salvati 16 dei membri dell'equipaggio, uno è disperso. Forti venti e onde alte stanno ostacolando i soccorsi. Vigilia di Olimpiadi, domani alle 19.30 la cerimonia di apertura dei giochi di Parigi, festa finita per il tennista numero uno al mondo, l'azzurro Jannik Sinner, che non vi prenderà parte a causa di una tonsillite. Grandissima delusione, ha scritto sui social. Era l'ultima notizia, vi ricordo che potete rivedere le edizioni del telegiornale e tutti i programmi di TV 2000 sulla app Play 2000 che potete scaricare gratuitamente da tutte le piattaforme. E tutto il telegiornale torna a mezzogiorno più tardi.